Amici sportivi di Videonola, benvenuti al Salotto Jack, il momento dedicato ad approfondire tutte le tematiche riguardanti i tornei che si tengono sotto l'egida del Trofeo Jack presso il Centro Sportivo Maracanà. Ventesima puntata, sempre qui dagli studios di Videonola. Abbiamo terminato il percorso di regular season, un salotto formato deluxe grazie agli ospiti che sono intervenuti, ma prima di presentarli e di aprire il nostro momento, il nostro salotto, insomma, dedichiamoci al riepilogo attraverso il supporto delle grafiche. Quindicesima giornata di Serie A che si è aperta con la vittoria del Trabzonspor contro il Barcellona 3-0, medesimo risultato nella sfida fra Hajduk Spalato e Sassuolo a favore dei croati. Torino Atletico Madrid, vittoria esterna degli spagnoli 6-5, Real Madrid New Saints 3-0, Novara CSK Mosca, vittoria dei russi per 7-1, Valencia Manchester United 7-5, Manchester City Inter 5-4. Termina la quindicesima giornata Everton Roma 7-2 per una classifica definitiva che vede al primo posto l'Everton, campione della Serie A, trofeo Jack 2016-2017 con 40 punti, seguito dal Valencia 36, Real Madrid 31, Manchester United 30, Manchester City 28 punti in coabitazione con l'Hajduk Spalato, un'altra posizione condivisa quella fra CSK Mosca ed Inter, entrambe con 22 lunghezze, Trabzonspor 21, Novara e New Saints a 16, Roma 15, Torino 12 punti, Sassuolo 11, Atletico Madrid 5 punti, Barcellona un solo punto. Ritorniamo in studio per presentare i nostri ospiti, allarghiamo l'inquadratura e abbiamo qui a farci compagnia Capitan Buglione dell'Everton. Buonasera a tutti. La coppa che rappresenta questo scudetto, questo trionfo nella regular season 2016-2017, folta rappresentanza dell'Everton anche con Marco Ciavoli, ben ritrovato. Buonasera a tutti. E con un Peppe Brancato, sia presente come tesserato dell'Everton che come opinionista, una figura a tutto tondo oggi. Sì, buonasera a tutti, finalmente un opinionista di livello, direi. E direi che già inizia ad essere fastidioso con le tue opinioni, ben ritrovato, benvenuto al Salotto Jack. Riavvolgiamo il nastro di questa stagione sportiva, Capitan Buglione, è arrivato un altro successo, un'altra coppa a rinfoltire la bacheca dell'Everton, un Everton che ha dimostrato dalla prima giornata di essere al primo posto, quota 40 punti, arrivata fin lì alla fine. Sì, ieri abbiamo messo la parola fine al campionato vincendo la partita contro la Roma, bella partita. Abbiamo raggiunto quota 40 punti, che è una bella soddisfazione per noi. Ci hanno sempre etichettato come favola del campionato e volevamo appunto fare una bella figura e vincere, anzi stravincere questo campionato. Per quanto riguarda il cammino, beh, penso che la classifica parli abbastanza chiara, cioè sia abbastanza chiara. Abbiamo avuto soltanto pochi ostacoli dinanzi, per il resto è stato strameritato a mio parere. Un campionato strameritato, Marco, una favola che è diventata realtà, Jack Cup, Super Jack Cup, adesso anche il campionato, quindi non ci si può più nascondere fra i top club l'Everton. Sì, assolutamente, credo che il campionato sia solo la ciliegina di questo nostro percorso che è iniziato 3 anni fa, non pensavamo di arrivare onestamente a vincere così tanto, soprattutto quest'anno siamo partiti senza obiettivi, forse il nostro unico obiettivo era vincere la Supercoppa, con Valencia ci siamo riusciti, poi tutto è venuto da sé, pian piano abbiamo capito che potevamo vincerlo e credo sia stata fondamentale la partita con l'Hajduk, quando abbiamo pareggiato all'ultimo secondo con un tiro libero di Montagnolo. Da lì abbiamo capito che il campionato potevamo perderlo solo noi. Abbiamo sempre detto l'Everton teme solo l'Everton e così è stato. L'abbiamo sigillato poi con la partita con il Real stradominata. E niente, credo abbiamo meritato, non si può dire niente quest'anno. Per la Champions non lo so, abbiamo detto già che non è il nostro obiettivo già l'abbiamo raggiunto. Quindi verrà tutto da sé, già ci va bene così. Peppe, tu sei sia un opinionista sia in questa prima parte parlerai dell'Everton. Secondo te questa squadra è più forte per via dei singoli elementi, delle individualità o è il gruppo che si è creato quest'anno ad aver segnato i trofei di questa stagione sportiva? Sì, guarda Giando, ti darò la mia opinione, ma la mia opinione è molto, diciamo, la posso dare dall'interno, visto che ho partecipato anch'io alla squadra.
e ti dico che la forza dell'Everton è stato sicuramente il gruppo quest'anno, perché sin dall'inizio, come hanno testimoniato anche i tanti stati di Patron Simonetti, si è voluto creare un gruppo innanzitutto di amici, che già cioè, fondamentalmente eravamo già tutti amici, persone che ci frequentiamo fuori dal campo, e questa è stata forse la nostra forza. Infatti, come ho sempre detto, i campionati si vincono con la costanza, non sempre la più forte vince, perché in un campionato soprattutto diciamo amatoriale, dove gli impegni sono tanti, dove la cosa principale è sicuramente riuscire ad organizzarsi per bene in tutte le partite, andare al campo sempre diciamo in maniera organizzata, e noi nonostante comunque le tante difficoltà siamo riusciti ad organizzarci e quindi a rendere possibile questa vittoria, questo campionato. Ci sono tante squadre che probabilmente a livello individuale fanno segnare diciamo giocatori sicuramente di livello, a noi ovviamente non mancano, questo si deve dire, ma alla fine il gruppo e l'amicizia vince su tutto. Capitan Buglione, come valutiamo questa stagione sportiva di Peppe Brancato? Un po' infortunato però nel finale di stagione, ritorno di fiamma, e quindi ha dato il suo contributo. Sì, hai detto quello che volevo dire. All'inizio è stato un pochino assente per il suo infortunio, poi man mano è rientrato e ci ha dato una grossa mano, specialmente quando in campo eravamo giusto in 5-6. È stato fondamentale, un pochino irruento quando gioca, però alla fine ci mette sempre il cuore. Ci mette il cuore, ci mette la gamba e diciamo che si dà da fare. Marco, adesso si apre il capitolo Champions League, dove l'Everton sembra non molto interessato, ma ovviamente quando sei in campo di certo non vuoi perdere. No, sicuramente l'Everton ha come unico obiettivo quello di dare fastidio in Champions. Già abbiamo detto che non partiamo assolutamente come favoriti, ci sono squadre più attrezzate di noi e non è il nostro obiettivo, però certamente non scenderemo in campo per perdere, questo è poco ma sicuro. E niente, quindi credo che l'abbiamo già detto, il campionato era fondamentale, da vincere potevamo perdere da solo, quindi già abbiamo raggiunto quello che volevamo. Peppe, allargando l'inquadratura anche all'Europa League, spostando quindi la panoramica, quali squadre vedi più favorite, anche osservando i playoff che ci saranno fra Inter e Trabzonspor e fra CSKA Mosca e Novara, per segnare poi l'accesso nella Champions e nell'Europa League di queste quattro formazioni che il destino avranno, insomma, quali squadre vedi più in forma per la seconda diciamo Coppa che... Europea? Giando, nulla togliere alle ultime, diciamo, le ultime sei squadre che hanno di diritto il pass per l'Europa League, sicuramente le favorite usciranno forse dagli spareggi. Vediamo uno spareggio, forse che è più di uno spareggio, sono due squadre attrezzate sicuramente per fare un'ottima Champions, non solo una comparsa, e quindi una tra Inter e Trabzonspor sicuramente... una delle perdenti diciamo sicuramente sarà la favorita. Se dovesse clamorosamente non centrare l'obiettivo Champions, l'Inter con la squadra che si ritrova e con i nuovi acquisti fatti nel mercato di gennaio, penso che sia una spanna forse anche due, soprattutto le altre squadre, senza nulla togliere alle altre. Poi vedo un CSKA che ho sempre elogiato per lo spirito di squadra, che diciamo molto simile a quello dell'Everton, tutto un gruppo di amici, giocatori comunque discreti, ottimi, e quindi la vedo in pole per un buon piazzamento, addirittura una finale. E poi la mia scommessa è quella, forse qui sarò romantico, è quella della Roma, che come organico è sicuramente una delle più attrezzate, forse però mentalmente è una delle più scariche, e sicuramente quella che teme di più è la tensione della competizione, però potrà dare del filo da torcere. Diciamo che da buon scommettitore ti piace rischiare molto. Sì, purtroppo sì. Invece i sogni dell'Atletico Madrid di Abruzzese, ultimo posto in classifica, quindi matematicamente retrocessa, se vince l'Europa League si salva, che quota diamo a quest'altra scommessa? Diciamo abbastanza alta, forse paragonabile alla favola dell'Eister. Però tutto è possibile, soprattutto perché nelle retrovie non ho ancora trovato una squadra, diciamo che una squadra tra virgolette schiaccia sassi, e soprattutto non ho ritrovato squadre che si siano rinforzate tantissimo sul mercato, quindi con la voglia e l'entusiasmo che ci hanno messo i ragazzi in queste ultime giornate, prendendo una squadra allo sfascio e rendendola poi tra virgolette una decente ottima squadra, nulla è, diciamo, è tutto è possibile, diciamo, tutto è possibile, anche se la quota, diciamo, da scommettitore penso sia abbastanza alta.
Le scommesse, diciamo che sono l'anima del Jack, anche ricordando lo scorso anno quando c'era la possibilità di giocare la schedina del Jack. Tornando a parlare, insomma, del presente e del futuro, Salvatore, sei un po' il filo conduttore fra la dirigenza, la squadra, nella tua veste di capitano, anche con Patron Simonetti, che salutiamo nel presente qui in studio, immagino per impegni lavorativi. Adesso c'è la Champions League, c'è la gioia per questo trofeo, ma il futuro dell'Everton parla di una squadra che vorrà riconfermarsi a determinati livelli, oppure c'è una sorta di evoluzione in corso per la prossima stagione? Ma il futuro dell'Everton dipende dagli elementi dell'Everton. Se qualcuno si è già offerto ad altri, non possiamo far nulla per trattenerli. Logicamente il nostro obiettivo, come ha già detto Marco, era quello di all'inizio non era quello di vincere il campionato, ma di vincere la Super Jack Cup. È arrivato anche il campionato, per noi una gioia immensa. Nessuno ci dava per favoriti, vedendo tante rose in questo campionato. E quindi, riprendendo il discorso dell'anno prossimo, io spero che questa squadra rimanga con gli stessi obiettivi, magari, dando comunque fastidio a chi magari l'anno prossimo vorrà puntare a vincere il campionato. Noi saremo sempre lì a mettere lo sgambetto, però, ripeto, dipende dagli elementi della squadra. Il presidente ha anche detto che lui è disposto a rifare la stessa squadra, però non dipende solo da lui. Diciamo che il futuro è un po' incerto. Incerto, sì. A proposito proprio di squadre che magari l'anno prossimo proveranno la rifondazione per arrivare a grandi trofei, nel sangue di Marco Ciauli scorre l'azzurro, forse arriverà anche il nero. Ma in realtà nel mio sangue reale scorre più il rosso nero, però qui siamo in un torneo amatoriale, quindi si sa, io sono spesso stato accostato all'Inter e prima o poi questo matrimonio sicuro si farà. Per il futuro, infortuni permettendo, lo so. Per il futuro, io lo sanno i ragazzi come la penso, non sono d'accordo. Credo che il percorso sia iniziato 3 anni fa e sia giunto a conclusione quest'anno. Quest'anno, lo sanno, non ho potuto giocare per via di un infortunio, quindi ho fatto le veci di organizzatore e facendo, diciamo, avendo questo incarico abbiamo scoperto come sia tutt'altro che semplice, quindi non è facile organizzarsi ogni settimana, andare al completo sul campo, e infatti io credo che l'Everton abbia fatto, non me ne vogliono, ma abbia fatto un miracolo, perché di problemi quest'anno ne abbiamo avuti, abbiamo spesso giocato contati, nonostante ciò abbiamo vinto praticamente tutte le partite. L'Everton è una squadra che potenzialmente potrebbe fare molto di più di quello che ha fatto, perché, non ti ripeto, non ha mai giocato a completo, forse solo la finale di Supercoppa con Valencia, dove ha praticamente dominato dal primo minuto. Quindi, ripeto, io non sono d'accordo sul portare avanti la squadra, soprattutto perché io non accetterei il fatto di portare avanti una squadra senza obiettivi. Cioè, a me, non, come spesso si discute tra noi, facciamo una squadra magari puntando a un campionato medio, non sono d'accordo. Per me o l'Everton non si fa puntando alla vittoria o non si fa. Quindi sono, diciamo, io propendo per un'altra fine. E niente, per il futuro si vedrà. Se recupero, non, probabilmente andrò all'Inter, se l'Everton, come sempre detto, non si farà. Ma ripeto, fino a ottobre manca ancora molto tempo. Manca ancora molto tempo, infatti un discorso di coerenza importante quello di Marco Ciauli, che quest'anno ha assaggiato la differenza d'esperienza in quanto ha vestito i panni di dirigente e ha capito a quanto stress mentale è sottoposta la figura del mister, come anche mister Di Palma, che è arrivato praticamente nudo alla meta, stanco, sfinito e visibilmente emozionato. È stato fondamentale mister Di Palma, mister Frizione, perché è venuto un momento in cui probabilmente mentalmente eravamo scarichi, stavamo quasi per mollare la presa, e invece ci ha dato quella spinta, quella scossa per riprenderci, per ricompattarci, e abbiamo pensato sin dall'inizio di voler dedicare il campionato a lui, perché è un bravissimo ragazzo, un ragazzo d'oro, ci ha messo il cuore e se lo merita tutto, si merita questa gioia.
Peppe, avrai sulla maglia lo scudetto tricolore, ma l'anno prossimo tu vuoi continuare a sposare l'avventura Everton? C'è un ritorno alla Roma? Preferisci giocare in altre squadre? Cosa ti aspetta? Seguire Mister Di Palma in qualche nuova avventura? Non so, visto che tu sei uno dei suoi fedelissimi, stavi con lui sì. alla Roma, adesso sei con lui al Bayern Monaco e anche all'Everton. Sto praticamente prendendo le sue sembianze a breve, manca poco. Però diciamo che come nelle grandi trattative c'è sempre il giocatore di ripiego che viene inserito nella trattativa per compensare, e insieme a Cioli, diciamo all'Inter, si era parlato di questa possibilità di andare all'Inter, però ovviamente io sono un fautore delle favole e quindi mi piacerebbe rivedere l'Everton, soprattutto perché l'Everton è un progetto tra virgolette nato con me, Marco e Giovanni 3 anni fa. E quindi a me piacerebbe portarlo avanti, ma per una questione di, diciamo, di orgoglio, perché dopo è vero che è meglio andare via da vincenti, però è anche brutto aver creato una bella realtà e poi buttarla così senza, tra virgolette, motivi validi. È vero che, come dice Marco, è stato difficile quest'anno organizzare il tutto, e le difficoltà le sappiamo noi che ci sono state, sono state tantissime, e non ti nego che ancora oggi, e le si è visto anche ieri al campo, premiazione, ed eravamo presenti non tutta la squadra, in campo addirittura con un extra, quindi le difficoltà ci sono state, il miracolo, ed è un vero e proprio miracolo, però nulla è scritto, e quindi magari Ruggero vuole ritornare sulla scena, casomai Paoletto Simonetti vuole abbandonare la barca, e quindi stiamo a vedere in quest'estate cosa accadrà. Sentiamo rumori e risatine anche dal backstage dietro le quinte, c'è qualcuno che se la sta ridendo per queste affermazioni. Il patron Simonetti ed il patron Ruggero, per questo sono indebitato alla Manenti. Quindi fortuna che è arrivato patron Simonetti a ripianare tutti i debiti. Ci ha fatto vorrei Simonetti. Fa aprire una piccola parentesi anche su Frizione, su Felice Di Palma, che sembra stranadirsi, ma è stato, diciamo, ci è stato davvero di grande aiuto, perché sembra strano a dirsi, ma diciamo ha ricompattato il gruppo. Un gruppo, ti parlo anche tipo a livello tecnologico, su WhatsApp usato pochissimo, non si rispondeva, invece grazie al suo impiego da giullare della situazione ha ricreato un po' di armonia, un po' di serenità e soprattutto grande entusiasmo nelle partite finali che ci hanno portato poi alla vittoria del torneo. Quindi un grazie anche a... Quindi siete anche festeggiati. Sì. A modo suo però ha festeggiato. E con questa voce un po' torbida. No, L'emozione. No. Soprattutto è stato anche un po' un prestigiatore, in quanto nota conclusiva si sono sdoppiati i gruppi WhatsApp magicamente sui cellulari di tutti sì. i partecipanti dell'Everton. Abbiamo dovuto per forza. Come va? No, alcune sue citazioni. Ah, sì, scusami, non avevo colto prendendo le sembianze di Frizione, quindi ogni tanto mi scappa la sua città. Speriamo che il declino avverrà dopo questa trasmissione. Vabbè. Intanto, onore all'Everton, onore ai ragazzi che hanno vinto lo scudetto di questa stagione della sesta edizione del trofeo Jack. Le certezze del presente, i dubbi del futuro, intanto dobbiamo aprire anche una parentesi dedicata a tutte le altre squadre che hanno giocato questa settimana, la 15ª giornata, quella conclusiva della regular season. Abbiamo le immagini della premiazione raccolte direttamente al centro sportivo Maracanã per quanto riguarda l'Everton, e poi invece ci sono gli highlights con il commento di Giorgio Lisio per tutta la giornata. Fra poco apriremo l'ampia parentesi dedicata alla Serie B. Si chiude con la 16ª giornata la sesta edizione della Serie A del trofeo Jack. Era già stata decretata dalla matematica la vittoria di questa edizione per l'Everton di patron Simonetti. L'ultima giornata riservava il derby del cuore con la Roma, dove i Toffees ne hanno approfittato per fare passerella e ricevere i giusti onori. La sfida con patron Cassese termina 7-2, da segnalare l'esordio nel Jack del tanque Tullio Pighetti, sebbene figurasse come extra, che alla prima apparizione mette a referto un'ottima doppietta. Per i capitolini una sconfitta che fa scaturire un immotivato nervosismo tra i componenti della rosa, quando la posta in palio era risibile, se non addirittura nulla. Meglio raffreddare i bollenti spiriti o meglio convertirli in tensione agonistica per centrare un buon piazzamento in Europa League. E a proposito di coppe europee e piazzamenti, l'ultima giornata di A offriva interessanti sliding doors per playoff e classifica cannonieri.
Intercity dava la possibilità a Marco Adinolfi di centrare la Champions diretta, mentre a Bomber De Lucia servivano 4 gol per centrare il gradino più alto del podio della classifica cannonieri. Il 5-4 finale a favore dei Citizen serve solo all'impolpare la quinta posizione degli azzurri, con Adinolfi che dovrà staccare il pass per la Coppa dalle grandi orecchie in un playoff a dir poco rovente con il Trabzonspor. E anche la sconfitta della Roma ha generato un effetto farfalla interessante, con i giallorossi che cedono virtualmente l'ultimo pass per i playoff Champions al Novara di Maurizio Santaniello. Sarà un rematch dell'ultima giornata con il CSKA della Tigre Alfieri, che demolisce 7-1 il povero Santaniello nella ultima sfida e per la prima volta finisce di un punto sopra in classifica gli odiati cugini della Trebisonda. E l'orgoglio colcionero invece a farla da padrone nella sfida tra l'Atletico Madrid e il Torino. Una vittoria per 6-5, quella del team di mister abruzzese, che ha tanti piccoli significati nascosti, che lasciano a nostro modo di vedere tanto amaro in bocca agli spagnoli. Chissà, se l'abruzzese fosse intervenuto prima a salvare l'Atletico, a quest'ora si sarebbero potuti determinare tanti scenari diversi lì nel fondo classifica. Chiude quest'ultima giornata di A lo scontro per il secondo posto tra Valencia e Manchester United. Sfida tutta agonistica tra l'altro gemella di Nolfi, Matteo, e capitan Santaniello. Fa valere la sua enorme esperienza da compagine spagnola, fissando lo score sul risultato di 7-5. La seconda posizione è il giusto riconoscimento alla rincorsa Taronges, che dopo il mercato di riparazione non ha conosciuto altro risultato all'infuori della vittoria. La sconfitta invece non penalizza più di tanto i ragazzi di Santaniello, ormai consci a piene mani dei propri valori e pronti a dare filo da torcere in Champions. Non ci sono 10 calcettisti stasera in mezzo al green del centro sportivo Maracanà. Il trofeo Jack termina così la regular season della classe regina, la Serie A, come possiamo notare da questo cartellone presente qui davanti. Inoltre è presente un tavolo ed una bottiglia di spumante, perché stasera andiamo a premiare ciò che sono i campioni di questa Serie A, l'Everton, che ha matematicamente vinto sul campo la classe regina della stagione sportiva 2016-2017. Invitiamo Matteo Adinolfi del Valencia, il capitano della squadra che l'anno scorso ha vinto questo trofeo, si presenta per formalizzare il passaggio di consegne. Ecco infatti Matteo Adinolfi che si presenta. Matteo, una parola rapidissima prima di consegnare la Coppa ai vincitori, una Coppa che sta a rappresentare il Valencia dello scorso anno, un Valencia che ha trionfato, ha vinto anche poi in Coppa, un'avventura bellissima del Valencia che è giunta a conclusione, hai custodito la Coppa per un anno, adesso dovrai consegnarla all'Everton. Sì, è stato un anno bellissimo, pieno di emozioni, lo ricordo ancora, resterà sempre nei nostri cuori, nei cuori di tutti i ragazzi che mi hanno portato a vincere questo titolo, anche la Champions. L'Everton quest'anno ha meritato ampiamente di vincere questa Coppa, è giusto che l'alzino loro al cielo. Valencia comunque ha fatto un campionato cominciato male, però poi nella seconda parte di stagione ha fatto un importante campionato, infatti è riuscita comunque a qualificarsi al secondo posto. In Champions League ce la giocheremo, ma voglio fare comunque complimenti questa sera all'Everton, è la loro festa, meritano questa vittoria. Iniziamo questa festa invitando la presenza femminile del Jack, stasera c'è Luana, una nuova jackina che consegnerà anche lo spumante oltre a questo trofeo. Un po' alla volta faremo subentrare tutti i calcettisti di questa avventura, di questo Everton. Io direi di partire subito dall'ex presidente. Partiamo invitando Giovanni Ruggiero, che ha passato le consegne a patron Simonetti. Ecco finalmente che iniziano a giungere i calcettisti, il primo ad entrare proprio Giovanni Ruggiero, che presenta anche una maglia celebrativa. Entra anche Marco Ciavoli, il portierone. Ecco, il portiere che a lungo tempo è stato infortunato, questa stagione tornerà presto, speriamo. Brancato con il numero 8, che dopo una parte iniziale di stagione un po' infortunato, adesso è arrivato per dare la sua mano nel finale. C'è anche Carmine D'Andrea che effettuerà subito il suo ingresso
Carmine D'Andrea, eccolo. Olimpia, ti amo. Poi facciamo subentrare Salvatore Buglione, capitano in campo di questa squadra, mentre giustamente GB8 si abbandona a far vedere questo numero 8. Facciamo entrare anche l'extra Tullio Pighetti, una sola presenza. Intanto anche Montagnolo, un altro bomber, mentre c'è un po' di confusione, calcettisti che fanno rincorsa ad entrare. Ecco finalmente Tullio Pighetti, un avvicendamento fra bomber lì davanti con Montagnolo che per tutta la stagione ha dato il suo contributo. Adesso addio. Anzi, c'è Patron Simonetti, visto che c'è il piacere di smentirmi stasera, a quanto noto. Ne chiamo uno e arriva un altro. Finalmente arriva anche Pastore e Addeo. Adesso subentra Mister Di Palma. Ecco un lento passo da parte di Mister Di Palma. E ultimo Capitan Buglione, che ha portato avanti questa squadra per tanto tempo nella stagione, tante partite difficili, ma ci ha messo il suo animo anche Capitan Buglione per portare a casa questo trofeo. E adesso è la volta di Luana, che consegnerà la coppa ai vincitori, anzi alle mani del capitano Buglione. Ed ecco la gioia dell'Everton nel alzare la coppa. Mentre ci sono anche i fuochi d'artificio al centro sportivo Maracanà. E lo spumante è pronto a bagnare la vittoria di questa compagine, a cui lasciamo qualche attimo per festeggiare. Sappiamo benissimo che questo spumante finirà più sugli indumenti dei vincitori che nelle rispettive gole. Campioni della Serie A 2016-2017, l'Everton. Invece, se possiamo parlare di un assente a questa festa, è una persona con un legame di sangue. Massimo D'Andrea manca, però abbiamo Carmine in rappresentanza. E sempre in famiglia. No, Massimo non è potuto venire per motivi lavorativi, così come pure Marco non è potuto venire prima, però ci ha raggiunto sempre per motivi di lavoro. Però l'importante è che quelli importanti, i fondatori, diciamo, dell'Everton erano presenti. Marco, tu invece hai qualche dedica particolare per questo scudetto? Io la dedica del mio campionato la faccio al mio chef. Non lo so se mi segui, chef, ti volevamo dare un bacio. Sostituito da Tullio Pighetti, tornerai presto? Sicuramente mi metterò a disposizione della squadra di nuovo dopo aver, diciamo, stoppato un po' questa corsa. Perfetto, grazie ancora, buona vittoria, complimenti all'Everton. Siamo qui in compagnia del CSKA Mosca, che ha appena vinto col Novara. La gioia ancora che si può tagliare con un coltello. Innanzitutto, c'è solo un capitano, un capitano, c'è solo un capitano. E viene chiamata a gran voce Giovanni Alfieri, anima di questa squadra, di questo CSKA Mosca. Aspettiamo che giunga. Intanto Giorgio, in genere sei nei panni di opinionista, stasera in campo com'è stata questa partita contro il Novara, l'ultima della stagione della regular season? Ma niente, ci tenevamo tutti noi, nessuno ci teneva a fare male, anzi tutti ci tenevamo a fare bene in questo incontro contro il Gatto, che si è salvato. A inizio campionato gli avevamo detto che noi l'avremmo potuto condannare, no, alla retrocessione in B, però si è salvato, quindi è stato lo stesso. Ci fa piacere, però ci fa più piacere per noi che abbiamo conquistato una bella vittoria. Tre punti meritati. Intanto chiamo Giovanni Alfieri, capitano Alfieri.
il numero 10 di questa squadra, diciamo 3 punti meritati, termina così la regular season con una vittoria. Trabzonspor, intanto Felice Paolo Panico, uno degli acquisti di mercato di quest'anno che è andato a rifondare questa squadra, un CSK Mosca che aveva una tigre e tanti cucciolotti, adesso invece è un branco, di una savana, sarà difficilissimo per le partite a seguire, per gli altri. Abbiamo fatto il branco, come si suol dire, tutti per uno, uno per tutti. E questo è mio onore, a giocare con questa squadra a fianco di questi uomini. Aggiungerei soltanto una sola cosa, giusto per aumentare un po' di sfottò verso il gatto: diceva che 5 punti sopra noi doveva finire. Se non sbaglio la matematica, 6 punti sopra. Deve pagare una cenetta. Glielo dici tu che deve pagare una cenetta per tutti, perché magari all'inizio di campionato le aspettative erano alte. Ma guarda, il canale televisivo è molto importante, quindi in questo caso amplifichiamo la voce del CSK Mosca. Il gatto del Jack ha una cena in sospeso con tutta la squadra. Eh sì, per forza, adesso ci facciamo rispettare nello spogliatoio. Comunque onore anche a lui, è venuto a 5 contati, tempaccio. È stata una sfida, diciamo che per sui 50 minuti, 30 minuti è stata abbastanza equilibrata. Ci hanno dato filo da torcere perché sono tutti bravi suoi, tra parentesi. Però noi abbiamo avuto qualcosa in più, come in tante partite però che ci è mancato lo spunto finale, la ciliegina sulla torta. Oggi ci abbiamo messo tutto quello che potevamo mettere, abbiamo portato a casa i 3 punti. Vi ripeto, sono onorato di giocare in questa squadra e adesso chissà nel miracolo Champions. Bisogna credere nei propri sogni, adesso però 3 punti, termina la regular season, tutti a fare la doccia. Tutti a fare la doccia, tutti. Ritorniamo in studio dopo questo spazio dedicato all'Everton campione con i giusti onori del caso e dopo aver parlato ampiamente fino alla sua conclusione della regular season della Serie A, che adesso aprirà le porte della post season che si formeranno attraverso la Champions League e l'Europa League. La Serie B invece è nel vivo della stagione, 20ª giornata di campionato, si avvicina alla finestra di mercato che coinciderà con il turno fra la 22esima e la 23esima di campionato. Intanto, attraverso il riepilogo delle grafiche, quadriamo la situazione nel campionato cadetto. 20ª giornata di Serie B che si è aperta con la vittoria del West Ham contro il Genoa 8-5, vittoria esterna anche per l'Akragas contro lo Sporting Lisbona 7-5, in questo caso il punteggio, Millwall Porto 12-4, pareggio pirotecnico fra Ajax e Lecce 9 pari, Benevento Napoli vittoria sorprendente dei Sanniti col punteggio di 6-1, Bayern Monaco Shakhtar Donetsk 11-3, Tottenham Paris Saint Germain secondo pareggio di giornata col punteggio di 6 pari e vittoria esterna per concludere questa giornata, quella della Arsenal contro l'Atalanta 9-5 per una classifica parziale che vede al primo posto proprio i Gunners con 53 punti, Napoli ad inseguire a quota meno 6, Akragas 46 punti a una sola lunghezza dalla seconda in classifica, appaiate al quarto posto ci sono Sporting Lisbona e Lecce con 41 punti, Millwall 36, Benevento 31, aprono invece la parte destra della classifica in coabitazione Ajax e Genova con 28 lunghezze guadagnate finora, come condividono anche la posizione West Ham e Bayern Monaco a quota 23, Tottenham invece ne ha 18, Porto 17 punti, Shakhtar Donetsk 13, Atalanta 12, Paris Saint Germain in virtù del pareggio torna a 0 punti e recupera dal risultato negativo. 21esima giornata, la prossima, che si aprirà con Arsenal-Benevento, Porto-Tottenham, Napoli-Genoa, Lecce-Sporting-Lisbona, Paris Saint Germain-Atalanta, Shakhtar Donetsk-Millwall, Akragas-Bayern Monaco e West Ham contro Ajax. Ritorniamo in studio per allargare l'inquadratura e presentare il super ospite di questo secondo blocco, un volto noto in quanto lo conosciamo come tesserato dell'Everton, ma adesso veste i panni di calcettista nonché portierone nell'ultima partita del Bayern Monaco, Lucio Pastore, ben ritrovato. Buonasera, salve. E al lato opposto della mia posizione resta GB8, Peppe Brancato, con i suoi contenuti da numero 10. Sempre un piacere rimanere qui conteggiando. Nei secoli dei secoli, direi. Lucio, tornando a parlare del Bayern Monaco, una squadra che viene da una buona vittoria con lo Shakhtar Donetsk, 3 punti importanti, si riesce finalmente a dare un po' di continuità nonostante Matteo Adinolfi non dia una grande mano a livello sportivo. Sì, fortunatamente c'è stata questa vittoria anche con alcuni cambi in squadra, cambi importantissimi, soprattutto perché ultimamente Matteo aveva un po' abbandonato la squadra mandando comunque il gruppetto alla deriva proprio, quindi non si sapeva più chi faceva parte del Bayern, ha cambiato 30 giocatori in meno di 10 giorni, poi fortunatamente è rientrato Giuseppe Brancato, l'opinionista, il nuovo direttore sportivo che ha portato dei nuovi acquisti a questo Bayern e subito
c'è stata una vittoria. Ce ne sono stati anche dei cambi in campo, come hai ben detto, mi sono messo io tra i pali mettendo Papaccio in attacco, infatti subito ha portato i suoi frutti questo cambio, che Papaccio ha fatto ben 8 reti nell'ultima partita, se non ricordo male. Sì. Quindi proviamo ad andare avanti così, cerchiamo comunque sempre di divertirci, perché lo spirito del Bayern è quello del divertimento. Proprio ora come ora siamo un gruppo di amici che portiamo avanti questo Bayern. Speriamo bene, possiamo anche puntare ai playoff, perché essendo tutti amici siamo sempre insieme, tutti i giorni insieme, quindi è giusto che anche in Serie B si possa puntare a un campionato di vertice quale siano i playoff. Un saggio Lucio Pastore in queste parole, un gruppo importante, quello del Bayern Monaco, dove regna il sacro regime, il sacro vincolo dell'amicizia. Peppe, in questa giornata di campionato Principato ha fatto meno reti di Papaccio, Papaccio ne ha segnate 8 allo Shakhtar Donetsk, quindi per la 20ª giornata Papaccio è più forte di Principato. Per le restanti 19 invece Principato ha fatto sì, più gol di Papaccio. Sì, diciamo che dalla sua era anche la prima partita che giocava come giocatore di movimento, quindi può darsi che nelle restanti, non so, 8-9 partite, Papaccio 10, Papaccio raggiunga anche Principato. La cosa principale, diciamo, che a parte gli 8 gol, è che non ha fatto danni tra i pali, visto che nelle ultime giornate era davvero riconoscibile. Fortunatamente i miei cambi tattici hanno portato a un Lucio Pastore tra i pali in forma smagliante, e penso che più di Papaccio sia lui la nota gioiosa di giornata, e la nota del Bayern, la nota bella del Bayern. Sì, sono mancate le spapacciate grazie anche alla mano che ha messo Peppe Brancato nel compilare la formazione. A proposito di formazioni di gruppi abbastanza compatti, c'è stato un autentico testa coda per questa giornata, una partita che io e te abbiamo osservato da vicino, Lucio. Napoli-Benevento, vittoria dei Sanniti, punteggio di 6-1, ma soprattutto quello che ha preoccupato non è il risultato di per sé quanto la molle di gioco espressa dal Benevento, che ha praticamente annichilito il Napoli. Il Napoli non è riuscito a sviluppare contromisura. Sì, è vero, non eravamo presenti, abbiamo visto tutta la partita. Devo fare complimenti ai ragazzi del Benevento, perché a mio parere hanno meritato, anzi strameritato, la vittoria. Anche se devo dire una cosa a favore del Napoli, non c'erano tutti i componenti della squadra, però questo nulla toglie la grandissima vittoria ai ragazzi del Benevento, con un portiere molto, molto abile tra i pali. Infatti secondo me è stato lui a fare la differenza quella partita. Sì, Zorzetti partita da 8 in pagella, ma ciò che ha impressionato positivamente è stato anche l'approccio agonistico, l'alta tensione di tutti i calcettisti del Benevento. A fare la differenza in Serie B, Peppe, è proprio magari questa tensione, questa voglia di riuscire a guadagnare il risultato, la voglia che c'ha l'Arsenal e la mette in ogni partita. E adesso sta a più 6, è molto più difficile per il Napoli riuscire a riacciuffare, nonostante ci sia lo scontro diretto del girone di ritorno. È importante per il Napoli rimanere a meno 3 per poi giocarsi tutto nello scontro diretto. Ora la vedo davvero dura per i giocatori di Felice Paolo, in quanto nonostante lo scontro diretto, e ammettiamolo vincono lo scontro, rimangono comunque a meno 3 e l'Arsenal da un paio di mesi è uno schiacciasassi e Principato mete vittime ogni partita. Quindi la vedo davvero dura. Penso che il campionato, spero di non influenzare nulla, ma si è già chiuso per la prima posizione. I playoff invece del Napoli favoritissimo, perché sicuramente la squadra che ha dato più il filo da torcere al Bayern, magari al Bayern, all'Arsenal. Per quanto riguarda invece il Benevento, rimanendo in tema scommesse, lì avrei preso tanti soldi, perché non me ne vogliono i ragazzi del Benevento, ma non avrei puntato un euro forse sulla loro vittoria. Nonostante è una squadra che ho sempre elogiato per lo spirito, come dici tu, agonistico che li contraddistingue, infatti anche contro noi il Bayern veramente siamo stati in balia, perché la squadra, nonostante fosse in vantaggio contro noi 6, 7, 8 gol, continuava a correre, a macinare i chilometri come se fossero ancora i primi 5 minuti, instancabili ragazzi. E come hai detto tu, in questa Serie B, considerate anche le dimensioni del campo, penso sia un fattore importantissimo, e quindi complimenti ancora ai ragazzi del Benevento, che sono la vera sorpresa. E settimana prossima ricordo la sfida sempre del Benevento con l'Arsenal, chissà che
non ci facciano sognare anche con la prima in classifica, vale appunto l'Arsenal. Sì, proprio per questa settimana sembra essere virtualmente chiuso il discorso primo posto. Lucio, però la curiosità di questo calendario è proprio che la 20ª c'è Napoli-Benevento e la 21ª c'è Arsenal-Benevento, quindi dalle mani dei giallorossi potrebbe passare il destino delle prime due della classe, perché se vince anche contro l'Arsenal magari si riesce a riequilibrare tutto. Come vedi il Benevento, questo Benevento che gioca così contro l'Arsenal, però come lo vedi? Sarà sicuramente una bellissima partita. Perché l'Arsenal, vabbè, si sa, la conosciamo, è una corazzata, una squadra senza rivali, secondo me. Però il Benevento, ripeto, dopo l'ultima partita, secondo me è diventata una tripla. Può vincere sia l'Arsenal, può uscire un pareggio che una vittoria addirittura del Benevento, perché veramente questi ragazzi danno il 100% in campo e giocano ogni partita come se fosse una finale. Quindi sarà veramente il big match di giornata da seguire. Per gli appassionati del Jack, veramente seguite quella partita perché sarà bellissima. Ed è piacevole notare come gli appassionati, oltre che coloro che sono impegnati a giocare, vanno ad assieparsi a bordo campo, ad osservare le sfide. Molto spesso è lo spettacolo anche al di fuori del campo, piuttosto che dentro al campo. A proposito di spettacoli di dualismi, c'è un fortissimo confronto, un classico in Serie A che è Inter-Valencia, in Serie B diventa Bayern-Monaco-Atalanta. Peppe, come vedi l'attuale Atalanta che ha fatto qualche cambio? Ha vinto col Benevento settimana scorsa, però adesso ha perso con l'Arsenal. Come vedi i cugini bergamaschi? Li ho già qualche settimana scorsa. Sono una squadra molto solida, ovviamente con l'Arsenal la sconfitta ci può stare, e dal big match con noi del Bayern ne sono usciti sicuramente rinforzati. Infatti hanno avuto un buon cammino da quella partita. Perdere con l'Arsenal ci può stare, lo hanno fatto quasi tutti quest'anno. Forse il Bayern all'andata è riuscito a strappare un pareggio, se non erro, ma non voglio dire cose di cui non sono sicuro. E quindi sicuramente potranno dire ancora loro, nonostante comunque i playoff sono molto lontani. Per quanto riguarda il Bayern, dopo un paio di settimane davvero deludentissime, dove veramente la tensione era alle stelle, ho deciso io magari di prendere un po' più l'iniziativa a livello dirigenziale, diciamo così, e di escludere qualcuno dalla lista, inserire qualcuno magari anche meno forte. Cito Giovanni Ruggiero, non me ne voglia, mio carissimo amico, ma preferisco andare sul campo, divertirmi con i miei amici, ma riperdere per andare nello spogliatoio, farmi due risate e poi andare a casa, piuttosto che andare sul campo, fare brutte figure e andare nello spogliatoio, stare nervoso e andare a casa ancora più nervoso per le figuracce fatte. E poi un acquisto di qualità è stato fatto per il Bayern, Massimo Piscitelli, sperando che ci accompagni in questa avventura, anche perché dalla classifica fortunatamente i playoff non sono lontanissimi, 5 punti recuperabilissimi in queste ultime 10 giornate, e quindi staremo a vedere. La rosa del Bayern ha un bel potenziale, basti citare Lucio Pastore a fianco, uno dei top giocatori del trofeo Jack, quindi staremo a vedere. Peppe, però c'è questa storia che si parla sempre di Giovanni Ruggiero come giocatore non forte, non mi convince del tutto, perché con l'Everton ha ottenuto un minutaggio, penso, secondo solo al portiere e ai titolarissimi. Nello sponsor Jack sta facendo il suo percorso, adesso è anche stato ingaggiato da Dunce 2 senza Brook. Viene a giocare la Serie B col Bayern Monaco, io inizio a pensare che in realtà si giochi un pochettino a carte coperte per nascondere magari le autentiche qualità di un ragazzo, di un calcettista che la fascia se la corre avanti e dietro. Può anche essere una carenza di giocatori, quindi sì, bisogna chiamare per forza qualcuno, come si dice, per apparare, tra virgolette, si chiama un po' tutti. No, a parte gli scherzi, devo fare complimenti a Giovanni perché è migliorato tantissimo quest'anno, e ieri l'ho elogiato nella partita contro la Roma, perché ormai forse noi non distinguiamo bene i due sport, perché il calcetto è sicuramente differente dal calcio, e nel trofeo Jack ci sono tanti bravissimi, fortissimi giocatori di calcio, mentre invece Giovanni sta affinando alcune competenze calcistiche di calcetto che in un contesto di una buona squadra lo fanno anche, diciamo,
gli fanno fare, tra virgolette, bella figura, e quindi è di un grosso aiuto a qualsiasi squadra. È per questo che è stato chiamato da Non c'è due senza Bruco, dal Bayern Monaco, e poi diciamo che anche uomo spogliatoio, il cosiddetto viperoso, fa comodo a tutti, diciamo, per la sua simpatia, un po' il paciocco della situazione, diciamo, è sempre ben accetto, sì, sì. Queste parole sono molto importanti da parte di Brancato. Soprattutto una cosa giustissima è stata detta, cioè il fatto che parecchie squadre impostano una partita di calcio a 5 come se si trattasse di una partita di calcio a 11. Caratteristico notare come per esempio il Millwall schieri in campo un autentico numero 9 di calcio a 11, Savinelli, grosso, che fa del fisico e magari anche del destro le sue armi principali. Il Millwall attualmente al settimo posto in classifica con 36 punti, Lucio, però potrebbe, diciamo, affacciarsi alle prime posizioni, quelle che contano, perché Sporting Lisbona e Lecce sono a quota 41, quindi magari anche con qualche scontro diretto questo Millwall, che è la prima esperienza nel trofeo Jack, potrebbe dare fastidio e guadagnare un buon posto nella zona playoff. Sì, sì, la Serie B è un grandissimo campionato, ripeto, cioè sono delle squadre veramente attrezzate. Io alcune volte dico, preferisco giocare una partita in Serie B piuttosto che giocarne una in Serie A, perché purtroppo quest'anno alcune squadre in Serie A sono venute a mancare, quindi hanno reso un po' il torneo meno forte, diciamo. Però la Serie B invece ci sono squadre veramente impressionanti e che vengono tutti sempre sul campo. Vedi Arsenal, che nonostante il primo posto sono sempre in 7-8, il Benevento sono sempre in 7. Molte squadre veramente vengono, a parte per divertirsi, ma vengono molto agguerrite per vincere. Quindi io punterei su Bayern ai playoff, non solo perché è la mia squadra, ma perché il lavoro del DS Brancato può portare sicuramente frutti a questa squadra, soprattutto perché prima eravamo in mani di persone incompetenti che pensano solo ad altre cose. Purtroppo nel calcio e nel calcetto i pagliacci non vanno avanti, i cosiddetti pagliacci non vanno avanti, specialmente sono persone che sono messe lì giusto per fare numero, quando si deve pensare soprattutto ad essere un gruppo e portare avanti una squadra, non una cozzaglia di giocatori buttati in campo così e viva il parroco, non esiste. Peppe, sottoscrivi queste parole importanti di Pastore? Mi trovo nell'idea di Zio Lucio, non peraltro chiamato Zio Lucio per la sua saggezza, quindi non mi permetterei mai di andare contro le sue idee. Inoltre, Gianno, se mi permetti, vorrei fare i complimenti a Marco e Matteo, organizzatori del torneo, per questa Serie B quest'anno fantastica, che infatti non è facile, diciamo, organizzare 18 squadre, quindi 9 incontri a settimana, e soprattutto penso che la percentuale di partite nulle sia bassissima, penso 4-5 partite in tutto l'anno, che è una cosa rarissima per qualsiasi tipo di torneo, e soprattutto è difficile affidarsi e dare fiducia a squadre nuove di cui non si conosce magari benissimo la serietà. Invece complimenti anche alle nuove squadre che forse si sono fatte trovare più pronte delle squadre storiche del Trofeo Jack, anche il Bayern, squadra storica dall'inizio, che è venuta forse un po' meno quest'anno. Quindi il campionato di Serie B è una vetrina fantastica per il Trofeo Jack, che quest'anno ha superato di gran lunga, e lo dico a malincuore perché abbiamo vinto la Serie A, però ha superato di gran lunga forse anche il livello della Serie A, perché ci sono giocatori in Serie B davvero davvero forti. Un torneo avvincente, la Serie B, questa classe cadetta che proietterà per la stagione sportiva 2017-2018 tanti talenti anche in Serie A. Queste le voci dei protagonisti che sono intervenuti negli studios di Video Nola, ma ci sono anche le interviste raccolte direttamente sul campo, direttamente al centro sportivo Maracanà, e soprattutto gli highlights di tutta la Serie B. Dopo ci sarà qualche piccola sorpresa per gli appassionati del Trofeo Jack e parleremo dei tornei paralleli. Restate con noi.
Ventesima giornata di Serie B che termina in archivio. Restano solo 10 partite di regular season ed una classifica che assume tratti sempre più precisi. Rischia di essere determinante nell'economia definitiva della categoria cadetta la sconfitta inferta dai Sanniti del Benevento ai danni del Napoli. Giallorossi formato deluxe, che ne fanno 6 ai partenopei in un match mai in discussione. Rappresenta una grande delusione per gli uomini di Capitan Panico questa partita. In virtù della vittoria dell'Arsenal 9-5 contro l'Atalanta, il distacco in classifica con la capolista sale a 6 lunghezze, con l'Akragas ad insidiare il secondo piazzamento. Il collettivo siciliano vince lo scontro diretto con lo Sport in Lisbona e di rimando fa gioco favorevole a Lecce, impelagati in una difficile sfida contro l'Ajax che si è cristallizzata su un pirotecnico 9-9. La sensazione è di 2 punti persi in entrambi gli spogliatoi, ma guadagnarne lo spettacolo con ben 18 segnature realizzate nel green a dimensioni ridotte del centro sportivo Maracanà. L'altro pareggio di giornata si realizza fra Tottenham e Paris Saint-Germain. Buon gioco espresso dai francesi che purtroppo arrivano scarichi nel finale e subiscono la rimonta degli inglesi, che si staccano dai lusitani del Porto a loro volta sconfitti dal Millwall. Al centro classifica ferma la sua corsa il Genova, che resta a quota 28 punti e perde contro un West Ham sempre più tonico. La Cenerentola della scorsa stagione si è evoluta in una squadra tignosa, autrice di 7 vittorie e 2 pareggi. Niente male per un team senza pretese e totalmente mosso dal vincolo dell'amicizia. Ritorniamo in studio per parlare dei tornei paralleli. Under 25 ed Over 30 sono in pausa in attesa della fase playoff post-season, mentre invece lo sponsor Jack giunge a conclusione del suo cammino di regular season. Osserviamo attraverso il supporto delle grafiche l'attuale situazione nel torneo riservato alle attività commerciali. 14ª giornata che si è aperta con la vittoria di Spizzi contro Lucky Charm 3-0, pareggio fra Vidionore Non c'è 2 senza Brook in rimonta per le Furie Rosse 5 pari, Gallucci Sbrodoliamoci contro Drinkall vittoria esterna 6-4, mentre invece Pezzereniello vince contro Telos 3-0 per una classifica che vede al primo posto Pezzereniello seguito da Drinkall a quota 31, Gallucci Sbrodoliamoci 24, Non c'è 2 senza Brook 22, Spizzi 19, Vidionore 18, Telos 14 punti, mentre invece Lucky Charm fa nemmeno di coda con solo 3 punti. Torniamo in studio per parlarne con una voce importante all'interno dell'ecosistema maracanà del trofeo Jack. Siamo in compagnia di Marco Adinolfi, ben ritrovato al Salotto Jack. Buonasera a tutti i telespettatori. E parlaci un po' dell'attuale situazione per quanto riguarda lo sponsor Jack prima di presentare questa sorpresina dedicata agli appassionati che abbiamo qui in studio. Parliamo prima dello sponsor Jack però. Sì, lo sponsor Jack è finito la regular season, come la chiami tu, il campionato, è finita proprio in concomitanza con la fine della Serie A del trofeo Jack. Pezzerinello ha vinto giustamente, secondo me, questa competizione, perché è la squadra più solida, quella che è venuta sempre meglio al campo, è un bel gruppo, un gruppo solido. Dietro ci sono squadre che comunque hanno lottato, Drinkall, Gallucci, Non c'è 2 senza Bruco per una parte, che sicuramente si daranno battaglia ai playoff, infatti sarà veramente un playoff emozionante quest'anno, e credo che non ci sarà nessun favorito, anche addirittura pure Spizzi, faccio anche il mio nome, Spizzi non è una delle squadre peggiori, anche se è penultima in classifica. Vidionova, terz'ultima, credo che dirà la sua sicuramente, perché poi i playoff nessuno, sono partite secche, nessuno piace perdere, lo sai. Quindi sarà un bellissimo playoff. La formula di quest'anno dello sponsor Jack nei playoff prevede andata e ritorno. Secondo te potrebbe essere utile a raggiungere un risultato più equo con le aspettative e con i valori visti in campo? Oppure pensi che magari rispetto alla partita secca si riusciranno ad avere più sorprese? Andata e ritorno è un meccanismo che, a differenza dell'anno scorso, può avere pro e contro. Ovviamente la squadra che è meglio piazzata giocherà in casa la prima, quindi avrà voce in capitolo su mettere il giorno e l'orario della partita, quindi quella fuori casa in casa non si presenterà, non potrà fare nemmeno il ritorno. Ci sono tutte queste piccole cose, la squadra in casa in caso di pareggio durante non ci saranno i supplementari, ma passerà la squadra meglio piazzata, quindi dopo i due incontri ci sono tante piccole cose. La partita secca forse in alcuni ambiti è un poco più facile del doppio incontro, secondo me, però quest'anno abbiamo deciso di fare così per rendere forse un po' più bello, anche più lungo, abbiamo anche un po' più di tempo rispetto all'anno scorso, quindi abbiamo deciso di fare così. Molto avvincente anche lo sponsor Jack, che già nelle scorse edizioni si è fatto apprezzare come torneo pomeridiano, quindi riservato ad una fascia oraria differente rispetto a ciò che è la serie B del Jack. Forse ti interrompo, forse quest'anno ci sarà una
una piccola novità a fine dello sponsor jack più in estate, forse non è ancora deciso, ma ci sarà lo sponsor jack estate, poi vi parleremo in seguito di che cosa si tratta. Sempre sorprese dietro l'angolo, neanche il tempo di presentarne una che c'è già un'altra pronta, sì. Ma parliamo adesso di questa piacevole tradizione che si rinnova anche quest'anno. Quest'anno si rinnova come gli altri due anni, però quest'anno mi inorgoglisce ancora di più perché siamo riusciti a farla arrivare in concomitanza della fine del campionato. È la prima volta che succede, è stato difficile perché fare le foto, sai, è sempre un poco, porta via parecchio tempo, però quest'anno siamo riusciti a darla in tempo e credo che adesso ci sarà un macello, partirà la ricerca alle figurine, ci sono le solite figurine di frizione, addirittura c'è una sorpresa anche, però che non la voglio svelare, siamo ancora riguardo al passato di Mister Di Palma. Ci sarà un bonus anche per chi prenderà questa figurina, tante cose, tante novità, la formula è la stessa, poi decideremo quando presentarlo, intanto abbiamo voluto che Videonola lo vedesse per primo, infatti è appena sfornato. Sì, ed è un piacere perché l'album delle figurine del trofeo Jack ce l'abbiamo qui in anteprima, sono 46 pagine di questo albo piene di caselle da riempire, da collezionare con tutte le figurine stampate prodotte durante l'anno. Con una novità c'è lo scudetto, quest'anno, l'anno scorso non c'era, ogni squadra avrà questo scudetto, ci mancava l'anno scorso infatti. Sempre più perfetto questo album. L'introduzione di Gian Domenico Piccolo sempre perfetta, anche se non c'è il nome quest'anno di Gian Domenico Piccolo, hanno deciso di cancellarlo, di ometterlo, però è sempre la sua. Sì, diciamo che nella prima pagina c'è appunto l'introduzione a ciò che è l'album delle figurine, forse è meglio così, resta un po' più nello spirito generico dello spirito del trofeo Jack, piuttosto che essere semplicemente ricondotta ad un nome, è un po' una voce di tutti riguardo all'album. Ci fa sempre piacere che stai tu a dare voce a anche all'album di figurine. Sicuramente un album che va a cristallizzare ciò che sono tutti gli attimi, tutti i personaggi principali di questa avventura che si chiama Trofeo Jack, sesta edizione. Noi siamo in chiusura di Salotto Jack, mi preme ringraziare principalmente, prima di tutto, la persona che è qui presente negli studios di Videonola, Marco Dinolfi, per la tua presenza, per le tue delucidazioni riguardo allo sponsor Jack e per averci portato questa copia numero zero dell'album di figurine. Grazie. Grazie a voi, sempre. E ringraziamo anche gli ospiti che si sono alternati durante questa trasmissione, partendo dai campioni scudettati dell'Everton, ossia Capitan Buglione, Marco Ciavoli, Peppe Brancato, che stasera ha vestito i doppi panni di opinionista, tesserato dell'Everton, tesserato del Bayern Monaco, forse anche direttore sportivo del Bayern Monaco ormai, Brancato è un'altra figura a tutto tondo del trofeo Jack, come anche una figura importante, Lucio Pastore, che ha vestito anche i panni del portiere per il Bayern Monaco, ma soprattutto ha messo tanti gol in rete per il suo Everton, anche egli un campione tricolore che salutiamo e ringraziamo per la presenza qui in studio. Salutiamo anche Giorgio Lisio che è mancato per impegni professionali durante questa trasmissione, tornerà settimana prossima al suo posto, ossia l'esatta sinistra, l'opposto della mia posizione in studio. Ti aspettiamo Giorgio. Intanto auguriamo una buona serata con il palinsesto di Videonola a tutti i telespettatori e un buon Jack a tutti, alla prossima settimana.